Rimarrà fino all'8 agosto in piazza Bartali, davanti al punto vendita di Gavinana, la postazione ISPRO per la prevenzione oncologica. È la campagna Metti la prevenzione nel carrello, organizzata dalla Regione Toscana con la collaborazione di Unicop. Consentirà di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno ricevuto l'invito a casa e a quelle che devono partecipare allo screening. Sarà inoltre possibile ricevere la provetta per il test del sangue occulto nelle feci per lo screening del colon retto, un tipo di prevenzione che registra numeri più bassi di altri a causa della particolarità dell'esame, ma che è comunque non meno fondamentale. E l'auspicio è che i nostri negozi diventino sempre di più dei luoghi dove l'accesso non solo alla spesa, ma anche l'accesso a informazioni importanti per la propria salute e il proprio benessere sia sempre più semplice e più facile. La Toscana ha investito molto sulla campagna di prevenzione oncologica ed è tra le regioni in Italia dove si effettuano più screening. Si tratta, spiega la direttrice dell'ISPRO, della cosiddetta prevenzione secondaria. La prima è un corretto stile di vita, ma non è mai abbastanza e la permanenza dell'unità mobile in luoghi di prossimità alla popolazione potrà aiutare in questo senso. La postazione ISPRO si sposterà infatti in altre province. Il protocollo con Unicop durerà 2 anni. Devo dire che gli screening oncologici stanno dando molta soddisfazione. I dati del 2023 dimostrano una grande e importante risposta della popolazione, dei cittadini della Toscana, che devo dire da sempre è stata una popolazione particolarmente sensibile, ma al seguito del Covid temevamo appunto una caduta di attenzione. Per questo abbiamo investito tanto.